Adesso restiamo a Lecce, ma per occuparci di che cosa? Del caso che stiamo seguendo. Lucilla Masucci è pronta lì in diretta. Abbiamo nuovi elementi su ciò che ha commesso Antonio De Marco e sulla tragica uccisione di Eleonora e Daniele. Voglio cominciare da qui perché cominciamo con questo documento esclusivo. Sono dei bigliettini, i bigliettini che Antonio De Marco ha lasciato e che hanno condotto, diciamo, a questo disegno criminale. Allora, Lucilla, prima di venire da te, guardate subito questo documento. Pronto? Salve, dalla centrale del 118. Mi ha chiamato la questura. Mi dice che cosa succede, di che siamo... Guardi, c'è stata una colluttazione sicuramente. Chi è che è per terra accasciato? Non lo so, non mi sono affacciato perché chiaramente c'era un patto sulla scala che sì, ho capito, ma c'è ancora qualcuno per terra? Sulle scale, dovete venire, sì, sulle scale, riverso. Ma è cosciente? Come si chiama questo ragazzo? Non lo so se è cosciente, non so se il ragazzo è l'inquilino del piano di sopra. Dovrebbe essere Daniele De Santis, l'inquilino del piano di sopra, ma non so se è lui o altri inquilini. Ma vede sangue per terra? Non lo so, dallo spioncino non riesco a vedere, però c'è un patto che si aggira sulle scale del palazzo. Ho capito, io le sto solo chiedendo. No, ho capito, non riesce a vedere se c'è questa persona a terra? Sì, la persona è rivesta sulle scale, io dallo spioncino vedo la persona rivesta sulle scale, quindi dovete venire con molta molta... Io, sì, ma vengono prima i carabinieri, perché se non si affaccia lei... Pronto? Sì, pronto, mi scusi. Allora, sì. Sono gli inquilini del secondo piano che hanno iniziato a gridare con rumori come se si battessero mobili. A un certo punto sono sul pianerottolo, c'è una persona accasciata a terra, io non so cosa sia successo. Va bene, va bene, va bene. Allora, ascolti un attimo. Questa persona innanzitutto uomo, donna, che cos'è? Un uomo e un ragazzo. Un ragazzo. Sì. Allora, ascolti un attimo. Il ragazzo respira? È cosciente? Mi fatevi capire. Sono in casa, non voglio uscire sul pianerottolo perché mi sto spaventando. Va bene, d'accordo, signora. Queste sono le telefonate, i vicini di casa che sentono le urla e chiamano i numeri d'emergenza per segnalare che lì sta succedendo qualcosa di veramente grave. Avete sentito questa ragazza che dice: io sono incinta, con la voce diciamo rotta dal pianto, e dice: ho paura di aprire la porta. Lucilla Masucci, eccoti. Sono stati fondamentali questi audio per ricostruire cosa è accaduto. In sostanza, l'ultima telefonata dice proprio: guardate, l'assassino è uscito, ha un coltello in mano. Quindi sì, assolutamente hanno ricostruito quelle ore terribili, guardate dallo spioncino delle loro case, perché il terrore era fortissimo e nessuno ha avuto il coraggio di aprire la porta. Ma prima hai fatto vedere dei bigliettini, no? Li abbiamo letti più volte, quei bigliettini. Adesso vediamo gli originali. Ti ricordi, Alberto, c'era qualcosa... Molte cose che non erano state chiarite, c'era una in particolare sulla quale ci siamo soffermati: 30 minuti caccia al tesoro. E allora io sono al carcere di Lecce, in questo carcere dal 28 settembre c'è Antonio De Marco, che stamattina ha ricevuto una visita dei suoi avvocati. Ha chiarito Antonio De Marco che cos'è la caccia al tesoro? Sì. Inizialmente al giudice aveva risposto: non ricordo di averlo scritto, ma oggi ha chiarito. C'erano delle ipotesi macabre su quella caccia al tesoro. Sappiamo che in un altro bigliettino aveva scritto tortura, e allora diciamolo, si era pensato che lui volesse sezionare i corpi dei due poveri ragazzi e nasconderli per giocare alla caccia al tesoro con la polizia. Non è così. Oggi De Marco dice: volevo un oggetto che era in quella casa, non un oggetto che apparteneva ad Eleonora, perché sempre nel corso di questo colloquio con i suoi avvocati De Marco lascia la povera Eleonora sullo sfondo, come se non l'avesse uccisa, e si concentra invece su quei piccoli frammenti di tempo che ha vissuto con Daniele, e chiarisce alcune cose. Un'altra importantissima cosa che dice: vi ricordate, aveva parlato più volte, sentivo una rabbia montare dentro di me, e lo dava come movente, questa rabbia ingestibile che cresce e che va fuori controllo quel giorno, il 21 settembre, quando e che uccide Eleonora succede. E Daniele. Quella rabbia era la prima volta che veniva fuori. Oggi
in questo carcere, Antonio De Marco dice no, io avevo già avuto impulso di uccidere, ecco, impulso di questo... far esplodere questa rabbia. Questo... E sai dove? In ospedale. Ecco. In ospedale. Quindi detto. Questo vuol dire in ospedale, che c'era un lui istinto. Dice, ho avuto voglia ecco. di uccidere, ma mi sono contenuto. Ecco. C'era un istinto omicida, evidentemente. Ma tutto sono piccole tracce disseminate. Ricostruiamo con Alessandro D'Alessandro. È tutto scritto su 5 foglietti a quadretti strappati da un piccolo Black Notes. Descrivono il piano di morte che Antonio De Marco era intenzionato a mettere in atto. 5 biglietti manoscritti macchiati di sangue trovati sul piazzale nei pressi del condominio di via Montello a Lecce, dove sono stati uccisi Daniele e Eleonora. Smarriti dall'autore reo confesso dell'omicidio, contengono frasi eloquenti, raggelanti, atroci. Sul primo bigliettino è scritto «Appena entrato, legare tutti, accendere tutti i fornelli e mettere l'acqua a bollire, scrivere sul muro». Sul secondo bigliettino è descritto il percorso da compiere, facendo attenzione a non farsi riprendere dalle telecamere di videosorveglianza. «Scendi dalla fermata, attraversi e riattraversi in diagonale, poco prima del bar. In via Veneto c'è il condominio a destra. A fine strada, attento di fronte, passare velocemente sul muro alto a sinistra». Sul terzo bigliettino è scritto «Pulizia, lei, lui, acqua bollente, candeggina, poco prima di uscire, soda». Sul quarto bigliettino sono riportate le seguenti indicazioni. Nastrare le dita, prendere i guanti, coprire testa, cambio maglietta, vestizione, prendere coltello e fascette, slacciare scarpe. Il delitto, secondo il programma, doveva essere compiuto in 1 ora e mezza. Nel quinto bigliettino De Marco specifica 10-15 minuti tortura, 30 minuti caccia al tesoro, 30 minuti pulizia, 15 minuti di controllo generale. Molti dei terribili propositi riportati nei biglietti, alcuni ancora da chiarire, come scrivere sul muro e caccia al tesoro, non sono stati portati a termine per la reazione delle vittime. Dettagli inquietanti che descrivono la spietata lucidità, la crudeltà con cui ha agito l'omicida. Allora, quello che hanno detto gli avvocati alla nostra Lucilla Masucci è che nell'incontro di oggi avrebbe ammesso di aver avuto istinti omicidi già in precedenza, quando si trovava in ospedale. A un certo punto Antonio De Marco si rivolge a una psicologa in un momento molto difficile della sua vita. Noi l'abbiamo incontrata, guardate. Dottoressa, Antonio De Marco va da una psicoterapeuta un'unica volta l'anno scorso e viene da lei. Cosa ricorda di questo ragazzo? Non posso dire niente perché c'è un segreto professionale, la mia professione mi impone di proteggere la persona che si affida a noi. Penso che sia una brava persona, con del dolore. Lei non ha avuto tempo per formulare una diagnosi, no, su Antonio? Se dovesse formularla così da lontano per le cose che ha preso? Per le cose che ho preso penso che possa essere il risultato di una serie di vissuti, di sensazioni, di dolore che lui probabilmente può aver accumulato nel tempo, e questo è stato forse la goccia di un vaso già pieno. In un soggetto come Antonio De Marco era possibile capire prima che poteva esplodere la rabbia in un modo così violento? No, non si possono prevedere queste situazioni. Indubbiamente c'era un disagio che il ragazzo probabilmente non ha saputo gestire in un altro modo. C'è un modo per le persone che gli stanno intorno di accorgersene? Non sempre è facile. Dei primi segnali possono essere proprio l'isolamento, la chiusura. Quello che compie Antonio è necessariamente frutto di un gesto impulsivo o potrebbe essere determinato in maniera lucida? Non lo so. Non so, io non conosco come sono andati i fatti veramente, cosa è successo veramente quella notte in Antonio. Sicuramente c'è stata la costruzione e l'aver pensato che questa modalità poteva avere un senso per lui. È una verità, è la sua verità, sbagliata, ovvio che è sbagliata, terribile, ma era la sua verità. Appena lui prenderà coscienza veramente, appena il suo processo dissociativo sarà rientrato, bisognerà veramente dargli supporto, perché può rischiare anche di farsi del male. Torneremo sul caso di Lecce, grazie.